Un premio dei premi alla startup più innovativa d'Abruzzo, uno spazio Vision Art in collaborazione con la Regione, il Giro d'Italia delle donne che fanno impresa in collaborazione con Unioncamere e un laboratorio permanente sull'applicazione dei programmi dell'intelligenza artificiale nei processi aziendali. Sono queste le ultime novità che fanno riferimento a Visionaria, il festival dell'innovazione della Camera di Commercio di Chieti Pescara, che da mercoledì 22 a venerdì 24 novembre ospiterà 3 giorni di eventi a tema all'interno del padiglione Becci del porto turistico Marina di Pescara. La terza edizione di Visionaria, che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di SMAU, colosso dell'innovazione da 50 anni, che ha scelto il Festival Camerale come sua tappa abruzzese, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa, anche da Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Con Visionaria vogliamo contribuire all'idea di quando e se si può fare meglio. Parleremo di energia. La scommessa che il nostro Paese sta facendo in questo momento per la transizione energetica è enorme e proprio per questo facciamo mercoledì, come prima apertura, una tavola rotonda. Transizione energetica, a che punto siamo? Visionaria è anche tappa del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa, organizzato da Unioncamere insieme alle Camere di Commercio e ai Comitati per l'Imprenditoria Femminile Italiani, come ha spiegato Antonella Marrollo. Siamo stati scelti a livello nazionale perché la provincia di Chieti è la terza provincia in numero di percentuale di imprese femminili, ne siamo orgogliosi, sicuramente sarà una tavola rotonda molto con nomi importanti dove avremo dati, riscontri e anche forse una sorta di aiuto per capire come possiamo implementare l'imprenditoria anche qui su zona e che tipo di formazione possiamo dare ai giovani. Visionaria sarà anche il palcoscenico privilegiato dell'innovazione con la consegna del premio dei premi alle imprese più all'avanguardia d'Abruzzo, come anticipato da Michele De Vita, direttore dell'Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio di Chieti Pescara. 28 imprese e start-up che sono state selezionate già con i premi di Confindustria Chieti Pescara, di CNA Abruzzo, di Coldiretti e dalla Start-up Competition. Quindi sarà un premio che andrà a individuare la migliore start-up idea d'impresa d'Abruzzo. Vi diamo un grande spazio proprio a chi lavora sul campo nell'ambito dell'innovazione, del digitale, delle nuove tecnologie.